Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andremo a parlare di Shiba Inu, ma prima di tutto ciò vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Allora, come abbiamo già visto, questa settimana c'è stato il pump. Eccolo qui, è arrivato a un massimo di 47, quasi 50. Però poi puntualmente è andato a scendere. Tutto questo è dovuto al listaggio di Kraken della criptovaluta Shiba Inu. Quindi praticamente ora abbiamo questa situazione qui che è in discesa. Ultimamente sto girando in giro per il web e ho notato una cosa davvero fondamentale. C'è questo exchange che praticamente sta cadendo in negativo, oppure l'exchange possono cadere in negativo perché o perché non vengono utilizzati, oppure utilizzati nel senso che non vengono tanto ad acquistare in quell'exchange o per via delle news, oppure è perché diciamo che c'è la community che diciamo quella di Shiba Inu è una delle più potenti, diciamo, al mondo attualmente, perché una shitcoin fatta diventare così veramente tanta roba. Cioè, non è una cosa facile per quanto riguarda la community, ma comunque questo exchange è in negativo. Ve lo faccio vedere, eccolo qui. Stiamo parlando di Robinhood Markets, come potete ben vedere qua nelle ultime, diciamo, 52 settimane. Il massimo è stato di 85 dollari. Ora puntualmente ha raggiunto proprio il minimo, perché praticamente ora è il 23,93 dollari, ma il minimo nelle ultime 52 settimane è stato di 23,89 centesimi di dollaro. Comunque, c'è solamente una cosa per far balzare, diciamo, Robinhood alle stelle, e mi sa che lo stanno capendo pure loro, perché ora ultimamente stanno bombardando per quanto riguarda il listaggio di Shiba Inu, come potete ben vedere qui. Praticamente, tralasciando questo, che praticamente Shiba Inu prende il secondo posto nel cripto più popolari. Quindi praticamente Shiba Inu, come già detto, ha una community incredibile. Quindi capiamo bene che se c'è questa situazione di rosso proprio profondo in discesa ripida, ovviamente penso io, secondo me, Robinhood sta capendo quello che deve fare, perché non può essere così non stanno in cielo e né in terra che un exchange scende così basso, ma veramente livelli bassi. E ora Watcher Guru, che è praticamente una pagina di Twitter, un profilo Twitter, ha twittato questo, e puntualmente qui ora c'è scritto che l'internet sta bombardando Robinhood per far listare Shiba Inu. Quindi andiamo a cliccare qui. Capite bene che ora è il momento, diciamo, per Robinhood per rifarsi, perché è in un rosso profondo. Traduciamo tutto in italiano, tralasciando il fatto che Shiba Inu è aumentato del 900%. Beh, qui dicono, parlano, quanto riguarda Shiba Inu, Robinhood elencherà Shiba Inu nel 2021. Il CEO di Vlad Tenev non ha risposto direttamente se elencherà Shiba durante un segmento delle attività di questa azienda. Ora, dopo, Robinhood Coms ha inviato un tweet dicendo: "Non abbiamo fatto alcun annuncio in merito a SHIB o altre monete in arrivo." Hanno anche ritwittato due volte lo stesso messaggio e hanno ripetutamente ricordato agli investitori che non c'era una quotazione alle carte. Qui, vabbè, l'intervista c'entra niente. Tuttavia, nonostante tutto, Robinhood ha menzionato Shiba in una delle sue storie su Instagram. Un altro dirigente del vabbè, Robinhood elencherà Shiba Inu, solamente il tempo lo dirà. Quindi,
Cibrina al momento della pubblicazione era scambiato, vabbè, parliamo non so di quanto tempo fa, e quindi ora puntualmente sta riattivando questa ipotesi, che guardate pure qui, la foto di Robin Hood che parla di Shiba, quindi secondo me da situazione può veramente evolversi in o questo mese o inizio 2022, perché non sta né in cielo né in terra che Shiba e Robin Hood, più che altro, no? Shiba siamo abituati a vederlo così, però giustamente i fan, quelli là proprio accaniti di Shiba Inu, aspettano Shiba proprio alle stelle, ma non penso sarà mai possibile. Certo, questo prezzo aumenterà al 100%, non rimarrà così. Però ovviamente stiamo scommettendo, manco investendo, scommettendo su questa criptovaluta che non ha un vero e proprio progetto. Lo so che è brutto dirlo, però il fatto è che è giusto investire in Shiba per via della community, per carità. Io ho investito una piccola somma, però sempre scommettete, non investite, perché Shiba non è un investimento, ripeto come sempre, e non scommettete più del dovuto. Io non sono consulente finanziario, quindi non è quello che dico io, è legge, quindi se dovete investire fatelo con la vostra testa, i vostri ragionamenti, e soprattutto non investite più del dovuto. Quindi, tralasciando questo fatto, Shiba secondo me serve prossimamente questo listaggio, perché tralasciando che è stato pure superato da Terra Luna, se non sbaglio in 13ª posizione, quindi capite bene che ora sta scendendo anche Shiba Inu, vabbè, ma questo poco importa. La cosa migliore è far capire a Robin Hood di farlo listare, perché stanno andando male loro ora. Tralasciando il pump che ha avuto ieri o l'altro ieri quando è stato di Shiba Inu, però Shiba si può tranquillamente rifare, e secondo me questa è la mossa giusta, perché la community andrà come sempre, quando c'è un listaggio, andrà a comprare Shiba Inu. Quindi Shiba Inu schizzerà le stelle, Robin Hood quando l'avrà listata ovviamente andrà anche il guadagno, quindi se Shiba Inu schizza, schizza anche questo. Vabbè, schizza questo qui per modo di dire, perché non è che fa come Shiba Inu le cose tipo i rialzi incredibili, però giustamente Robin Hood gli serve questo, perché se no veramente siamo alla frutta. Quindi ragazzi, io, questo è il mio pensiero. Ovviamente ognuno può avere il pensiero diverso, ma comunque penso che questo è un po' il pensiero di tutti. Quindi, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdere più ulteriori contenuti del genere. Per questo video è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao e a presto!